Buongiorno a tutti ragazzi, in questo breve, vabbè, speriamo di no, video, vi faccio vedere l'ultima configurazione sull'accelerazione rigenerativa brevettata da Tain-Heinz che ho provato. Allora, questa volta, diciamo, vabbè, il setup usa sempre un NEMA 23, ok? Facciamo vedere la targa, il solito, diciamo, motore stepper che io uso come generatore. Sul giunto c'è sempre la pickup coil collegata allo oscilloscopio che capta la velocità di rotazione. Facciamola vedere che è questa qui. Ok, stavolta io però entrambe, diciamo, uso entrambe le bobine del generatore stepper raddrizzate, diciamo, attraverso due ponti di diodi che sono questi qui. Facciamoli vedere, uno e due, per reiniettare l'energia, diciamo, estratta dal generatore stepper direttamente nel motore primo tramite i tasti T1 e T2. Facciamoli vedere. Allora, come vedete, le bobine hanno il lato, diciamo, i loro due capi collegati sul lato alternata dei ponti di grezza, ok? Invece l'uscita dei ponti di grezza, quindi cioè, vabbè, chiaramente un più o meno, è, diciamo, soltanto raddrizzata, quindi non filtrata a questo livello tramite un condensatore, ma è filtrata qui direttamente. Diciamo, il meno è in comune, ok? Tra i ponti di diodi e diciamo con il motore primo e con l'alimentatore. Invece il positivo è vincolato dalla chiusura dei tasti T1 e T2. Diciamo T1 chiude il positivo del primo ponte, quindi sostanzialmente inietta l'energia della prima bobina direttamente in parallelo, quindi al positivo dell'alimentatore e quindi sul motore primo. E T2 fa la stessa cosa con la seconda bobina, quindi sostanzialmente io chiudendo, facciamo vedere, T1 e T2, questa volta vado a reiniettare energia tramite questo filo, diciamo, perché T1 e T2 sono collegati agli altri capi, questi qui, con questo filo qui, che va sul positivo del motore, che è questo qui rosso. Ho messo un condensatore da 6800 microfarad, 40 volts, facciamolo vedere. Quindi il filtraggio, diciamo, la rettificazione di questa alternata viene qui, ok? Non direttamente qui, vabbè, ho scelto di metterlo qui, tanto è tutto in parallelo alla fine. Ok, quindi procediamo, accendiamo. Siamo a 6 volts e mezzo sul motore primo, come velocità, diciamo, frequenza di rotazione siamo a 15 Hz, quindi grosso modo migliaio di RPM se non di più, ok? Quindi proviamo stavolta a chiudere il tasto T1. Quindi io vado a reiniettare l'energia di questa prima bobina sul motore primo, ok? E guardate cosa succede alla corrente assorbita dal motore primo e alla frequenza di rotazione, ok? Vado da 2 A, 54, 15,2 Hz. La corrente sale, ok, il rotore rallenta bruscamente, quindi siamo in reazione di indotto frenante. Rifaccio la prova, vedete, quindi sentite anche il rumore. Il rotore rallenta, quindi a questa velocità di rotazione non è sufficiente. Non è sufficiente, quindi addirittura se io schiaccio anche T2, la corrente aumenta vertiginosamente, diciamo a 4 A, e il rotore rallenta ulteriormente, quindi l'oscilloscopio non mi capta neanche la frequenza perché è talmente lenta che. Ok, quindi rimuovo entrambi i tasti. Proviamo a alzare la velocità, diciamo intorno ai 7 volte e mezzo. Ok, 7 volte e mezzo, facciamo la stessa prova. Ok, da 2,76 A, 18 Hz stavolta, diciamo quindi in idle speed, quindi con T1, T2 aperti, praticamente il motore gira vuoto. Ok, il generatore, scusate. Aziono T1. Ok, quindi da 2,75 18 Hz siamo ancora chiaramente in frenatura, la frequenza cala di 10 Hz, la corrente aumenta di più di 1,5 A. Se io addirittura chiudo anche T2, siamo chiaramente in reazione di indotto ultra frenante ancora, il rotore rallenta ancora, ok? Quindi non basta ancora la velocità di rotazione. Rimuovo entrambi i tasti. Stavolta ci portiamo intorno ai 12 volts, giù di lì. Quindi alziamo un po' di più la velocità. Ok. Siamo sui 12 volts, 3,6 A, 12,1, abbassiamo valore tondo. Ok, 12 volts. Frequenza siamo ai canonici soliti quasi 35 Hz. Ok, adesso procedo alla chiusura di soltanto T1.
Quindi io sto chiudendo T1, guardate cosa succede a corrente e frequenza. Vado 3,6 A, 35 Hz. La corrente scende di 0,6 A. E la frequenza sale leggermente, comincia a salire leggermente, quindi vuol dire che noi stiamo iniettando energia elettrica prelevata da questo generatore stepper nel motore primo, ok? Perché nell'altra bobina non può andare, nell'alimentatore neanche, perché ci sono i diodi, ok? Rettificatori, quindi l'unico posto dove può andare questa energia è nel motore primo, ok? Adesso aziono T2 ancora, ok? Ulteriormente. La corrente scende ancora a 2,3 A e la frequenza aumenta, siamo a 36,3 Hz. Quindi noi stiamo facendo ricircolare l'energia prelevata dal motore stepper in back loop totale, quindi completo tramite T1 e T2 nel motore primo, e stiamo anche accelerando. Adesso provo a rimuovere entrambi i tasti, guardate. La frequenza cala a 34,7, la corrente aumenta a 3,6. Andiamo a 15 volts, aumentiamo ancora la velocità di rotazione. Questa volta il motore primo consuma circa 4 A, come frequenza di rotazione siamo a 47 Hz, sì, quasi 46,8, ok? Stavolta io, vabbè, io chiudo sempre T1 all'inizio perché potrei chiudere anche T2, vabbè, proviamo a chiudere soltanto T2, tanto per farvi vedere che sono simmetrici, diciamo, i due tasti. Quindi chiudo T2 stavolta, 4 A, 47 Hz. Ok, quindi scende di quasi 1 A la corrente assorbita e la frequenza accelera a 49 Hz. Quindi acceleriamo di quasi 200 RPM con una sola bobina. Vedete che il mio pollice è scollegato da T1. Adesso io schiaccio appunto anche l'altro tasto, quindi schiacciamo T1. Ok, vado. La corrente scende a 2 A e la frequenza sale a 53,5 Hz. Ok, sentite anche il rumore. È vivamente un rumore di accelerazione, non è un rumore di frenatura. Ok. Rimuovo entrambi i tasti, 2 A, 53 Hz. La corrente raddoppia, ok? E la frequenza scende di 7 Hz, quindi sostanzialmente siamo rallentati di 420 RPM, ok? Scusate. Ci approssimiamo a 18 volt, tanto per farvi apprezzare la differenza. Scusate il rumore, qui vibra un po' tutto, diciamo come l'altra volta. Come corrente siamo sui 4,4 A, frequenza 58 Hz. Ok. Chiudo T1, quindi estraggo energia, reinietto energia tramite un mezzo back loop, quindi half back loop, quindi sto usando solo T1, ok, per cominciare. Da 4,4 a 58 Hz. Scendiamo di 1 A e acceleriamo di 4 Hz, quindi 240 RPM in accelerazione, ok? Chiudo anche T2, ok? La corrente scende ulteriormente e la frequenza sale di altri 4 Hz. Stiamo accelerando complessivamente di 800 RPM, ok? E la corrente è dimezzata. Siamo a 2 A neanche, 18 volts, ok? Rimuovo entrambi i tasti. E superiamo i 4,4 A. Quindi sostanzialmente io sto più che dimezzando la corrente assorbita dal motore primo e sto anche accelerando il moto di rotazione, ok? Chiaramente l'effetto è molto più marcato, più la velocità di rotazione aumenta, quindi avete visto che a 6 volte e mezzo, a 7 volte e mezzo, a 8 così siamo in reazione frenante, reazione di indotto frenante. Invece sopra, diciamo, i 12 volts e mezzo, 13 grosso modo, beh, anche a 12 volts lo fa, io vi ho fatto vedere questa prova, diciamo riusciamo a reiniettare l'energia prelevata dalle bobine dello stepper nel motore primo, perché ripeto, indietro nelle bobine non ci può andare perché ci sono due ponti rettificatori, nell'alimentatore non ci può andare, quindi perché anche l'alimentatore contiene ponti rettificatore, quindi l'unica sorgente di utilizzo è il motore primo. E un pochettino questo condensatore perché avrà una resistenza di perdita. Comunque, questo è soltanto uno stabilizzatore per filtrare, diciamo, l'onda raddrizzata che c'è a valle di questi due ponti raddrizzatori. Quindi, perché su questi morsetti, se
Sì, io ci ho scritto più o meno, però perché è unidirezionale, non perché è continua. In questo punto è continua, ok? In questo no, però comunque è tutto filtrato dal condensatore. Adesso ci approssimiamo a 20 volts, voglio farvi vedere ancora cosa succede. Più andiamo su con la velocità, siamo a 4,6 ampere consumati da lui, del motore primo, con frequenza di 65 Hz, sì, in grosso modo. Io chiudo soltanto T1, guardate cosa succede, ok? E ascoltate con le orecchie diciamo, il suono che fa. La corrente scende a 3,5 A e la frequenza aumenta, ok? E con le vostre orecchie potete chiaramente sentire che il giunto ha accelerato. Rifacciamo la prova, ok? Rimuovo T1. Aumenta di 6 Hz, diciamo, no, 5 Hz la frequenza, e la corrente da 4,6 va a 3,4, solo con un tasto. Se io chiudo anche T2, vado, la frequenza aumenta vertiginosamente a 78 Hz e la corrente si mantiene stabile a 2 A, ok? Quindi noi stiamo consumando 40 watt, quindi perché 20 per 2 fa 40, ok? Con le bobine dello stepper che reiniettano energia sul motore primo, ok? Mentre rimuovendo T1 e T2, guardate, siamo a più di 80 watt perché 20 per 4 fa 80, ok? Quindi stiamo consumando più del doppio della potenza con bobine aperte invece che reiniettando corrente nel motore primo, ok? Andiamo a 23 volts, poi mi fermo perché il mio alimentatore lo sto tirando per il collo, diciamo. Eroga al massimo 5 A, quindi siamo quasi al limite. Siamo a 4,92 A, 4,93, diciamo 77 Hz in idle speed, quindi T1 e T2 aperti, ok? Adesso procedo, prima chiudo T1 e poi anche T2 insieme. Guardate la corrente, siamo a 4,9 A, chiudo T1, ok? E passiamo a 3,6 e la frequenza accelera 83 Hz, ok? Se chiudo anche T2 stavolta, rumore d'accelerazione è vivamente più intenso, ok? E siamo sui 2 A, quindi la corrente sta calando da 5 A a 2 A, quindi noi stiamo guadagnando 3 A, stiamo reiniettando 3 A di corrente nel motore primo, ok? E la frequenza è 95,3 Hz. Se io rimuovo entrambi i tasti, da 95 scendiamo a 78, ok? Quindi stiamo parlando di più di 1000 RPM in accelerazione e la corrente schizza ancora 5. Adesso riabbasso tutto a valori normali perché non voglio far esplodere il mio bellissimo, piccolissimo, utilissimo motore. Ok, e spengo. Quindi questo test, diciamo, non esegue, diciamo, un autosostentamento di questo sistema, comunque perché il motore stepper ha notevoli perdite nel ferro, quindi questo motore adesso è abbastanza caldo, diciamo non è bollente, comunque il motore è molto molto caldo perché l'ho tirato molto per il collo, comunque anche lo stepper non è freddo, diciamo, perché questo stepper non è studiato né per andare a tali velocità di rotazione, le perdite nel ferro sono tante, ok? Però comunque è un esperimento volto a dimostrare che può essere reiniettata energia prelevata da questa macchina nell'altra. Ok? E soprattutto è volto a dimostrare che più la velocità di rotazione aumenta, più questo effetto è marcato, perché a 23 volts la corrente passa da 5 A sul motore primo a 3 A, scusate, a 2 A. Quindi io sto guadagnando 3 A reiniettando in full back loop intendo entrambe le bobine che sono chiuse, quindi T1 e T2 chiusi, reiniettano energia nel motore primo. Io sto guadagnando più del 60% della potenza, ok? Questa, diciamo, vabbè, era un'ulteriore prova da eseguire. Comunque, diciamo, costruendo un rotore magnetico, diciamo, con dei magneti permanenti al posto di questo stepper motor, quindi questo è un po', diciamo, un arrangiamento che ho usato per dimostrare, per replicare questo fenomeno. Comunque questa non è una macchina adatta a questo scopo, perché le perdite nel ferro sono notevoli. Comunque, costruendo un rotore magnetico e approcciando, diciamo, questo rotore con dei magneti alternati nord-sud, nord-sud, nord-sud e così via, delle bobine
ad alta induttanza o anche bobine bifilari, come leggete dal brevetto di Thein-Heinz, ok? Collegate o in serie o in parallelo, secondo il brevetto di Tesla, si può avere questo effetto. Quindi, diciamo, invito tutti gli sperimentatori che abbiano un bel disco di plexiglass o di legno e delle belle calamite al neodimio potenti, ok? E anche tanto filo di rame, a costruire questo modello, ecco, perché, come ho detto appena adesso, questo stepper non è adatto per un regime rotazionale continuo, perché si scalda molto a causa delle perdite nel ferro che ha. Comunque, quello che voglio sottolineare ancora una volta è che quando io estraggo corrente dalle bobine, ok, se leggete la reazione di armatura di una macchina sincrona, quindi di un alternatore, verrà spiegato che quando viene estratta potenza attiva, ok, quindi potenza utile, questa potenza utile genera rallentamento del rotore, ok? Quindi, diciamo, l'estrazione di energia deve sommarsi alle perdite di questo generatore, che sono perdite nel rame, perdite nel ferro, perdite per attrito e ventilazione. Qui la ventilazione non c'è, comunque c'è molto attrito, diciamo, perché questo qui è un giunto da mezzo euro, quindi poi anche il sistema di fissaggio non è perfettamente in asse, quindi se lo guardate in orizzontale e lo guardate in verticale è leggermente spostato, ok? Quindi sono perdite anche quelle. Quindi comunque la potenza estratta deve sommarsi alle perdite, non deve sottrarsi alle perdite. Perché se io estraggo potenza attiva, questa potenza attiva devo vederla a monte, ok? E invece qui la potenza attiva che sto estraendo la sto reiniettando nel motore primo, ok? Chiaramente al di sopra di una certa velocità, perché scusate, sotto i, diciamo, 12 volts, 11 volts, non ho effetto di accelerazione o comunque, diciamo, reiniettaggio della potenza sul motore primo, perché la resistenza del motore primo non è abbastanza bassa per le bobine dello stepper. Quindi se io però aumento la velocità, questo funziona. Quindi lo stesso carico può frenare o accelerare a seconda della velocità di rotazione. Quindi più la velocità di rotazione è alta, più un carico con resistenza alta rispetto a un cortocircuito avrà un comportamento accelerante. Ok? Questo esperimento quindi è volto a dimostrare che anche il backloop può avere effetti utili. Quindi questo è un backloop puramente elettrico, perché io sto usando energia elettrica da entrambe le bobine. Vedete, questo è il lato alternata dei ponti raddrizzatori collegato sulle due serie di bobine, quindi i fili blu. I fili arancioni sono scollegati, non perché non... L'effetto non sia evidente, però perché l'effetto è la metà. Ecco, se io dovessi usare un filo blu e l'arancione, o l'altro filo blu e l'arancione, quindi l'effetto è dimezzato. Io ho voluto massimizzare questo effetto. Ok? Detto questo, vi auguro una buona giornata a tutti e auguro buone sperimentazioni e buone riflessioni. E guardatevi i lavori di Thein-Heinz, che sono molto interessanti e innovativi. Grazie a tutti e buona giornata.